Una buona serata e ben ritrovati da World News 24. In apertura i dati dell'emergenza coronavirus. Finalmente una buona notizia arriva dal dato nazionale. Infatti i casi accertati lunedì sono 9.338 rispetto agli 11.705 di domenica. Vi è un leggero incremento dei deceduti, 73 contro i 69 del giorno prima, mentre per quanto concerne invece i casi positivi sono 134.000 per un totale di 7.766. Per numero di casi la situazione è ancora critica in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Intanto dal dato pugliese i casi accertati 21, 321 rispetto ai 301 di domenica. Maglianera ancora la provincia di Bari con 165 casi, a seguire il Boggiano con 63. 24 nel Brindisino, 31 nell'Abate, 20 nel Salento e 13 nel Tarantino, per un totale di casi a livello regionale arrivati ad 11.706. E parliamo adesso della forte polemica che è sorta tra il governo e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Nel decreto che è stato messo in evidenza ieri dal Presidente del Consiglio Conte, vi è quella parte in cui spetterebbe ai sindaci di vietare piazze e vie per gli assembramenti. Una decisione che ha mandato su tutte le mura il Presidente dell'ANCI e Sindaco di Bari, De Caro. Vediamo nel dettaglio come è andata questa vicenda. Il servizio è entrato in vigore oggi il nuovo decreto per contrastare l'emergenza coronavirus che è stato illustrato dal Presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa domenica sera. Tra i punti oggetto delle nuove misure restrittive, anche una sorta di coprifuoco a cui ha dato mandato ai sindaci in piazze e vie dopo le 21 per eventuali rischi di assembramenti. Una decisione questa che ha mandato su tutte le furie il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, nonché sindaco di Bari, De Caro. Senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, dice De Caro, viene inserita una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci questa responsabilità. Ci saranno le forze dell'ordine a controllare le aree pubbliche? I cittadini non si sposteranno da una piazza a un'altra? Nei momenti difficili, continua De Caro, le istituzioni si devono assumere le responsabilità e non scaricarle su altri. I sindaci sono abituati a ciò e vorremmo che le alte istituzioni, ossia il governo nazionale, facessero lo stesso. Mimmo Siena, World News 24. E dunque, come avete sentito nel servizio, una polemica molto forte tra l'ANCI ed il governo. Poche ore dopo il presidente e il sindaco di Bari De Caro ha detto che i sindaci non si sottrarranno mai alle responsabilità, figuriamoci in tempi di emergenza. E se oggi il nostro compito è individuare strade e piazze da chiudere per evitare gli assembramenti, lo stiamo facendo. Tra l'altro, De Caro rivela di un incontro avuto con il presidente del Consiglio Conte, ribadisce che i sindaci individueranno le aree all'interno del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di ogni città e lo Stato dovrà assicurare il controllo attraverso le forze dell'ordine. Se ricordate l'allenatore nel pallone in cui Oronzo Canà conquistò la permanenza in Serie A con la Longobarda, ebbene anche l'audace Cerignola potrebbe seguire quelle orme. Il Timo Pantino rimane ancora a bocca asciutta nella quarta giornata della Serie D, sconfitta 2-1 a Molfetta, con i padroni di casa che masticano bene il calcio.
con un gioco senza soluzione di continuità. Eppure nel primo tempo l'audace Cerignola ci aveva provato, tant'è che aveva trovato il vantaggio con Telisco al 35esimo. Nel secondo tempo salgono in campo dai padroni di casa, le Andacimo pareggiano su una splendida punizione di Caprioli, su cui il portiere Ovandino non può far nulla. I gialloblu cercano una reazione ma non arriva con la necessaria lucidità. La gara vede il raddoppio molfettese poco dopo, con un rasoterra di Mingiano dalla lunga distanza, che sancisce il finale di una partita a due facce, dove l'Audace si ritrova dopo 4 giornate con 2 miseri punti, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un campanello d'allarme preoccupante e la panchina di Pazienza traballa pericolosamente. Potrebbe salvarsi solo se riuscirà a cambiare metodo di gioco e a portare i primi 3 punti della stagione a partire dalla sfida casalinga contro Portici, vincente 3-2 contro Aversa. Mimmo Siena, Sport Report 24. Ed è tutto per questa edizione serale di World News 24. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani mattina alle 9. Buon proseguimento di serata a tutti.